Oggi qui dai Vivai Primaverde di Acciglia vi presentiamo queste erbacee perenni, in questo caso è l'euchera, e lo facciamo in compagnia della nostra esperta Francesca Vernile. Ho detto giusto, Francesca, no? Euchera. Erbacee perenni. Esatto, l'euchera è un'erbacea perenne molto, molto affascinante nelle sue diverse varietà. Guardate il colore della foglia come può cambiare. Si tratta sempre di euchere, sono diverse appunto varietà ottenute incrociando le diverse specie. È un'erbacea che proviene dal Nord America, quindi non richiede climi caldi, anzi, nelle zone particolarmente calde potrebbe soffrire, quindi è meglio coltivarla in un'ombra un po' più pesante, mentre al Nord Italia, ad esempio, la possiamo coltivare in un giardino anche a una mezz'ombra con qualche ora di sole, non nelle ore centrali della giornata, ed è una pianta che può rendere un angolino del giardino, anche al di sotto di arbusti, di alberi, colorato già soltanto con le sue foglie. Poi, a partire appunto dalla primavera, tira fuori anche queste spighe di fiori che possono avere diversi colori. Adesso qui vediamo fiorita soltanto lei, ma qui sta preparando. Non sono sempre, diciamo, il tratto affascinante delle euchere. Alcune fioriture sono insignificanti, altre sono già più affascinanti come questa. Però diciamo che già soltanto il colore della foglia, guardate ad esempio qua, queste qui che stavano nascoste, sono le Sono ultime sempre esemplari. Sono anche loro, sempre euchere, però però guardate appunto che il colore, contrasto. che quindi già crea lui una macchia senza bisogno della fioritura. Sono piante quindi piuttosto semplici, non richiedono particolare cura. L'importante è chiaramente metterle a dimora nel modo più corretto. Quindi io mi raccomando sempre, prestate attenzione al momento dell'impianto di una pianta e poi magari ve la dimenticate pure. Però è importante che gli forniate un ottimo terriccio, quindi soprattutto se la coltivate in vaso, che sia un terriccio universale di buona qualità, mescolato sempre a degli inerti vulcanici, quindi la pomice io la raccomando sempre, e chiaramente un bel po' di sostanza organica. Comunque sono piante che stanno ai margini dei boschi, insomma hanno un terriccio ricco di humus, quindi l'ideale sarebbe proprio integrarci un po' di humus. Sono, diciamo, semi sempreverdi, quindi in inverno imbruttiscono, perdono un po' le foglie, alcune comunque si seccano, la pianta in generale rimpicciolisce un po', poi tornano tranquillamente in primavera a rivegetare, a fiorire, a farsi tutta la stagione verdi e molto belle. Possono essere divise, riprodotte per divisione, quindi le possiamo andare a dividere con attenzione, preferibilmente alla fine appunto dell'autunno o all'inizio della primavera, quando ancora sono, diciamo, a riposo, e poi non hanno bisogno di ulteriori cure, diciamo una pulizia, però ecco, non necessitano grosse potature o altri tipi di intervento. Queste sia nord che sud in modo indifferente? Sì, ecco, diciamo che al sud, nelle zone proprio più calde e in esposizioni magari molto soleggiate, soffrono, quindi potrebbero morire più in estate che in inverno. In inverno tranquillamente non hanno problemi di freddo, non sentono freddo. Benissimo, ringraziamo Francesca per questa bella spiegazione. Come sempre un bel pollice all'insù, ma soprattutto ricordiamoci di iscriverci al canale. Ciao, alla prossima!